Dammi il via così. Buonasera, vedete che siamo a un punto sorprendente di Racalmuto Regalpetra, nella via, diciamo, quella importante, storica della città, nel passeggio storico del grande, grandissimo Leonardo Sciascia, che è qui, nella forma di statua, ma sembra inquietantemente vivo. Questa statua che il sindaco Totò Petrotta ha voluto, poi c'è stato un referendum, una bagarre, a mio parere è una statua bellissima, fatta bene, complimenti all'artista, spero di conoscerlo direttamente. L'idea di posizionarla qua, questo punto di passeggio, secondo me è geniale. Mi ricordo da vedere una polemica, le cose che non c'era, il piedistallo, delle cose un po' curiose, fatemelo dire. Io approfitto di questa cosa bella, curiosa, umana, per dire agli amici che ci vorranno sentire un po' di cose proprio su Leonardo Sciascia. Allora, cominciamo dalle cose banali. Leonardo Sciascia è uno e sarà dei più grandi scrittori del mondo. Di Racalmuto, della Sicilia, del sud, dell'Italia, dell'Europa e del mondo. Lui è uno scrittore plurimo, ha usato tutti gli stili possibili, parte dagli stili. Ha scritto romanzi, novelle, saggi storici, ha scritto in forma teatrale, polemista, strepitoso, ricercatore, documentarista. Quindi quando parliamo di scrittura non dobbiamo intendere la letteratura in senso banale, intendiamo la scrittura, cioè scrivere in tutte le forme possibili. Quindi questo è in tutti i linguaggi possibili. Questo mi trova molto vicino e simpatico, perché io amo anch'io la scrittura così. Dopodiché voglio dire così, guardate, io lo dico ai più giovani, lo dico ai ventenni, ma pure ai trentenni, lo dico ai figli, ai ragazzini delle scuole, leggete Leonardo Sciascia, vi prego in ginocchio. Guarda, secondo me non si può capire nulla dell'Italia, della Sicilia, del sud, ma è del mondo senza leggere o rileggere per gli adulti le parrocchie di Regalpetra. Cioè, è impossibile, perché è un libro che è una sorta di narrazione, di ponte, tra i millenni passati e poi il successivo seconda parte del Novecento. È un libro ponte, a parte che è la matrice di tutti i libri e le scritture del grande Leonardo Sciascia. C'è già tutto in questo libro. Io poi mi commuovo perché essendo... Io sono nato nel 52, sono stato un contadinello di famiglie povere, quindi sia pure in un'epoca più fortunata, ma io un po' mi ritrovo negli alunni che Leonardo descrive anche con spietatezza, che in quel caso è un realista cubo, ecco, non abbona, non c'è nessuna così retorica nel descrivere anche il dolore, la povertà, il freddo di questi bambini e ragazzi della sua scuola. C'è una descrizione di un ragazzo che non ricordo come si chiama, che è ancora dopodiché, veniamo al punto, e non è retorica, qual è stata, diciamo, l'ossessione di Leonardo Sciascia? Io lo dico proprio da lettore, ma da lettore appassionato e simpatico, non mi metto a fare critico letterario, figuriamoci. L'ossessione di Leonardo Sciascia è stato il problema della verità, la verità, la verità, il problema della verità, la ricerca della verità. Adesso qui sarò un po' schematico, quindi il tema più importante della vita, evidente, perché la verità ha anche senso, significato. Allora, lui si è sempre confrontato con un grande conterraneo, Pirandello. Ha scritto, è stata un'ossessione questo confronto con il grande Luigi Pirandello, ma io voglio dire così, mentre schematicamente chiedo perdono, mentre per Pirandello, pur nel suo genio indubitabile, la verità non esiste, non c'è, e quindi direi la sua concezione è sintetizzata in quel tipo, in quel titolo mirabile, così è, se vi pare, tra parentesi.
perché Pirandello in qualche modo ha sull'utilizzato la verità che non c'è dal punto di vista del potere, ecco, lo voglio dire così. Mentre per il grande Leonardo Sciascia la verità c'è, vi può essere, e la verità va cercata e può essere cercata, ma la verità è occultata, è resa prigioniera dal potere, dai poteri, occultata, proprio imprigionata, conculcata, nascosta, diluita, spezzata dal potere, dai vari poteri. Ecco, questo è il concetto di impostura. Impostura che vuol dire? Imporre una credenza. Impostura viene da imporre una credenza senza fondamento, una credenza falsa. Quindi produrre falsa coscienza, produrre ideologia senza fondamento, idee che non hanno verità. Quindi la bestia nera di Leonardo Sciascia è stata la lotta, è stato un guerriero contro l'impostura. Allora, chi occulta la verità, chi imprigiona la verità? Il potere e i poteri. E quali sono? Il potere statale, i vari poteri statali, il sistema della giustizia e della ricerca della giustizia in senso, diciamo, da parte dello Stato, di diritto più o meno, i partiti, gli apparati amministrativi, la chiesa, la scuola, la famiglia. Quindi Leonardo Urban è il lottatore contro l'impostore, l'impostura, cioè le false credenze imposte alla massa dei cittadini da parte dei poteri, del potere dei poteri. Allora cosa dice, vi detto con semplicità, Leonardo Urban? Che il potere e i poteri occultano la verità, per cui tramite gli strumenti dello Stato di diritto, in questo caso vi parlavo della Prima Repubblica italiana, si sarebbe terrorizzata nella Seconda, ecco, il buon Dio l'ha richiamata in cielo prima Leonardo e Sciascia, per fortuna, sarebbe rimasto sconvolto. Ecco, mediante gli strumenti normali dello Stato di diritto è difficile, non è possibile tirar fuori la verità. Questo è il punto. E per cui, non potendo ricercare e liberare la verità per via normale, istituzionale, che fa? Ci arrendiamo? No, si combatte. Si combatte come? Con la ragione. Con la ragione e con un suo strumento che è la parola, come direbbe adesso il ragazzo, l'autore di Gomorra, come si chiama? Saviano. Saviano, il potere della parola. Lo stesso potere della parola che era importante per Pasolini, che era un amico caro, diciamo, di Leonardo Sciascia. Quindi la ragione che si esprime tramite il potere, la potenza, il genio, la creatività, la capacità di comportamento, la parola. La parola la meno effimera possibile, quella scritta, con la scrittura, con le scritture, non intendere solo il romanzo, tutti i tipi di scrittura. Ecco, attenzione a questo, è fondamentale. Quindi mediante le scritture, lo dico, di tutti i tipi, ecco, un dossier di documentazione più banale, quello che facevo da ragazzo come sindacalista, quando dovevo scoprire le bagatelle nelle pubbliche amministrazioni, comprese quelle siciliane, e mettevo insieme tutti i dati, e per me quelle scritture funzionavano, a voglia. Quindi con le scritture, diciamo, si aiuta a disvelare la verità, ad avvicinarsi, e questo è il senso di tutta la storia personale, esistenziale e professionale di scrittura del grande racalmutese e inventore dell'altro racalmuto, che è Re Galpeta, che si chiama Leonardo Sciascia. Allora ragione, la ragione che si fonda sulla giustizia e libertà, la libertà e la giustizia che fondano la ragione, è il triangolo della buona società, le stesse cose che dicono gli autori liberal solidale migliore come Ralph Darendorf, ecco, che faccio un po' l'uomo corto, quadrare il cerchio più tardi. Questo è l'insegnamento che c'è da Re Galpeta, il giorno della civiltà, il contesto, todo modo, sono tutti disvelamenti dei poteri, l'imposture dello stalinismo, del fascismo, della Prima Repubblica, del partito Stato, i limiti del partito di opposizione, il PC allora,
Quindi tutto è passato nella sua vita, nella sua biografia. Ecco, noi, alcuni di noi, io sono convinto anche l'umile De Santis e tutto Petrotta, perché siamo un po' simili a questi uomini di frontiera, lo dico perché così lo dice la nostra umile storia, per cui noi ci sentiamo allievi di Leonardo Urbano e lo diciamo papale, papale, lui presente. E qui, tant'è che stasera presenteremo questo libro del sindaco di Racalmuta Racalpetri che si chiama Una storia semplice dura, che è esattamente il racconto di questi disvelamenti di verità mediante scrittura. Nel caso di Toto Petrotta purtroppo c'è una fatica in più, che lui sul suo corpo di sindaco anche la Racalmuta reale e non solo quella narrativa, che sono due verità che devono stare insieme. Grazie Leonardo Sciascia, ragazzi, leggete Leonardo Sciascia, a cominciare, che ne so, Una storia semplice che è brevissima, e La parrocchia di Racalpetri, che è un po' pesante. Grazie.